Salve a tutte! Allora, anche oggi sono qui per un tutorial per quanto riguarda i capelli ed è un metodo che ho scoperto, diciamo tra virgolette, da sola vedendo una fotografia che pubblico Gnappetta tempo fa. Scusate che allontano un pochettino che ho uno zoom troppo vicino. Non fa niente che vedete la porta, tanto almeno sapete che sono in cucina. Che pubblicò Gnappetta tanto tempo fa di quelle classiche ragazze americane dei capelli lunghissimi, che avevano questa carta stagnola per insomma che reggevano i ricci. E quindi voi sapete che ho realizzato già in passato un tutorial per quanto riguarda i capelli ricci con la carta stagnola, però non necessitavano di calore, di una fonte di calore, però quelli lì comunque dovete lasciarli in posa per un'intera nottata oppure per diverse ore. Questo qui è un metodo che non so se esiste già, perché a dire il vero io non l'ho mai visto in giro, però non l'ho nemmeno cercato, quindi sono sincera. E ho notato che, non so, la carta stagnola ha qualche potere che lascia sui capelli che mi durano tutto il giorno. Essendo ormai diventati molto molto lunghi i miei capelli, sono tanto pesanti, poi io ne ho pure tanti. Quindi se li faccio semplicemente con la piastra, come sapete che faccio sempre, ormai non mi reggono più, esco fuori di casa e già sono piatti. Quindi per questo tutorial vi servirà della carta stagnola, una piastra, io uso la GHD ma voi potete utilizzare qualsiasi piastra e della lacca. Allora vi faccio vedere, come primo passaggio andiamo a prendere dei ritagli di carta stagnola. In questo caso potete anche conservarli, io li conservai ma non so dove, quindi essendo che sto col trasloco in casa li devo recuperare e quindi ne faccio diversi, mi sto finendo, quindi mi devo... Vi faccio vedere subito come fare. Io non so se farò tutta la testa perché ragazzi effettivamente devo restare in casa, quindi non è, lo sto facendo appunto per farvi vedere che me l'avete richiesto in tantissime. Allora, prendete una ciocca, ora che sia grande o più piccola dipende se voi volete un riccio più stretto o più largo. Io lo faccio abbastanza grande perché sapete che non mi interessa il riccio stretto. Vado con due dita, in questo caso potete prenderne anche solo una, e la blocco. Prendo la mia carta, la metto all'interno, in questo modo, e la chiudo a saccottino. Così, non proprio così, però dovrebbero starci tutti i peletti, sto guardando. Ecco, guardo un attimo dallo specchio, che credo che sia la miglior cosa. Ok, l'ho fatto malissimo, però vabbè, dai. Ok. A questo punto prendo la piastra e vado a scaldare. Lo scaldo, anche qui vi dico, sto utilizzando la carta stagnola perché non so se rilascia qualcosa, ma è come se i capelli fossero fissati con la lacca, quindi non ho idea di cosa succeda, però comunque mi piace tanto il risultato e vi farò vedere. Quindi resto giusto qualche secondo. Aspetto che la carta sia molto calda. Poi comunque è un ottimo conduttore di calore, quindi penso sia pure per quello che il calore venga distribuito tutto in modo omogeneo. Prendo un'altra ciocca, faccio lo stesso. Quella lì la lascio un attimo raffreddare intanto, così si mantiene di più. Prendo un altro pezzo di carta stagnola, lo chiudo. Ok. E vado con la piastra. Ok, ci sono i miei cani che stanno abbaiando, però vabbè. Un altro pochettino. Ok, vado con un'altra ciocca, poi vi stoppo e mi finisco di fare tutti i capelli. E niente, faccio questo appunto con tutti i capelli, come vedete è semplicissimo, ci state anche meno del ferro e tutto è questione di pratica, ecco, io quindi mi faccio tutti i capelli e ci vediamo dopo. Allora ragazze, prima di proseguire a farmi tutta la testa, perché effettivamente ho finito la carta argentata e quindi la devo recuperare di qua, vi faccio vedere il risultato, tipo ne tolgo una.
Vedete com'è bello netto il riccio? Ma stanno a cadere tutti, quindi li togliamo tutti. Ecco qua, vedete? E poi come se fossero duretti, non lo so, io comunque ora ci metto comunque una spruzzata di lacca. Ecco qua, guardate questo qui quanto è carino. E mi finisco tutta la testa. Ok, ho cercato di fare in modo veloce anche quest'altro lato della testa. Ok. No, scherzavo, ce n'è un altro qui sotto. Ok, allora, ora, siccome si sono accorciati un bel po', siccome mi hanno mandato per provare questa extension che vi dirò subito, che vi farò vedere subito, allora, queste qui vengono dal sito e Shopping Mall e sono delle extension di capelli naturali, ovviamente, e sono delle extension lisce. Ta-da! Grazie. Oddio, viste così? Allora, queste qui sono del sito Air Shopping Mall, non so se ve l'ho già detto. Eccole qui, sono di capelli naturali e sono mosse. Hanno una sorta di chatouche, non so se riuscite a farci caso. Sì, credo che si veda che qui sono molto più scure a differenza di giù, che in realtà però sono leggermente più chiare del mio colore di capelli. E sono appunto 18 pezzi, capelli naturali, mi piacciono davvero tanto perché sono stra setose, sono davvero belli, 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 belli. Ora vado a metterli su e ci vediamo tra poco. Anzi, ne prendo qualcuna, ecco, tipo questa qui, vedete? Me la metto insieme a voi. Aspettate che cerco di... Ecco di farla mimetizzare tra i miei capelli. Ok. Com'è che si mette? Ah, dove sta? Che vi faccio vedere. E quindi vado a metterle un po' tutte sparse per i capelli. Questa qui è una forcina dei miei capelli e qui non c'entra, però le metto un po' sparse per tutti i capelli e ci vediamo tra poco. Ok, allora ragazze, ho applicato tutte le extension, cerco di l'extension, cerco di farvi vedere. Allora, aspettate che ora mi alzo un pochettino, scusate ma sto vestita proprio alla... Come potete vedere, qui arrivano i miei capelli più o meno e questa qui è la lunghezza dell'extension, vi faccio vedere dove mi arriva. Contate che comunque sono ricce, altrimenti sarebbero molto molto più lunghe e si mimetizzano davvero benissimo. Io almeno dalla fotocamera, non, anche dal vivo, soprattutto dal vivo, non si vede assolutamente la differenza. Qui la differenza. Hanno confermato anche le mie sorelle, non si vede assolutamente la differenza e sono davvero molto leggere perché devo dire la verità, non le sento. Non le ho messe tutte, ne ho lasciate qualcuna perché... ma sì, le ho messe anche dietro, ne ho lasciato giusto due ciocchette e perché comunque avendo tantissimi capelli ragazze, ne ho messe poche perché già i miei capelli di per sé mi pesano in testa. E niente, cosa vi devo dire? Sono delle extension veramente favolose. Ovviamente sono capelli naturali, quindi dovete lavarli come capelli naturali, dovete averne cura come capelli naturali. E la cosa bella di queste extension è che comunque potete lisciarle o ricciarle a vostro piacere. Ovviamente non vi consiglio di lisciarle perché nascono ricce, quindi non le facciamo diventare ricce, lisce. E niente, hanno un prezzo un po' elevato come tutte le extension di capelli naturali. Io vi lascerò proprio nel box informazioni questo modello di extension e il colore dei miei capelli che è spiaccicato, cioè c'è poco da fare, è proprio identico, mi piace tanto tanto tanto. E nulla, io vi mando un bacione grandissimo, spero che il mio metodo per arricciare i capelli vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!